Buongiorno a tutti. Come vedete oggi c'è l'assessore Caner presente, anche perché poi presenterà il famoso piano turistico e quindi tutta la campagna promozionale verrà presentata. C'è anche il dottor De Donatis che saluto, vedo qui tra il pubblico. Inizierei subito col bollettino, in modo tale che recuperiamo anche tempo. Allora, il totale dei tamponi sono 793.920. Peraltro, abbiamo anche una relazione a disposizione per chi la volesse che smentisce totalmente tutto quello che è stato detto ieri. Vi anticipo solo che nelle prime 4 settimane dell'emergenza coronavirus facevamo circa 7.100 tamponi di media al giorno e oggi ne facciamo 11.000. Questo è un dato, ma comunque ho visto, peraltro abbiamo una relazione che è aggiornata quotidianamente, per cui è molto, diciamo, cospicua, nutrita anche di dati, di elaborazioni. E c'è già anche il dato sul pooling, che a noi dà un moltiplicatore a regime. Adesso sono partite tutte le microbiologie del Veneto, dà un moltiplicatore a regime per 5, cioè vuol dire che i 10.000 possono diventare 40-50.000 se tutti andassero a regime, se non ci sono problemi, se non si rompono macchine o quant'altro. Il numero dei positivi, vabbè sì, i tamponi sono 13.134 in più rispetto a ieri. Numero di positivi 19.199, patta. Isolamento sono esattamente 823, meno 50. Ripeto, ricoverati in ospedale sono 287, meno 12, dei quali pensate solo 49 positivi. Terapia intensiva, siamo a 13 persone in terapia intensiva, meno 1, sempre 0 positivi. Totale di morti 1.967, 3. In ospedale 1.409. I dimessi sono 3.481, più 13. I nati sono 79. Due o tre considerazioni. La prima, ma intanto facciamo gli auguri alla signora Mirella. Dov'è la signora? La bionda, eccola lì. Buongiorno signora, facciamo gli auguri che oggi compie gli anni. E quindi tanti auguri signora, che è la moglie di uno dei carabinieri volontari che fa servizio qui, quindi grazie. Grazie anche per la pazienza e la disponibilità. E poi volevo dirvi, noi stiamo preparando l'ordinanza. Avete visto che c'è il DPCM, ieri abbiamo avuto la conferenza dei presidenti alle 4:30, eh? 4:30. Abbiamo discusso di tanti temi, è un'ordinanza complicata, perché vogliamo già mettere nero su bianco date e soluzioni rispetto a discoteche, cinema, teatri, spettacoli all'aperto, fiere, sagre, case da gioco, si dice così, insomma, sale gioco, scusate, casinò, insomma, tutta una miriade di attività che in queste ore stiamo mettendo in fila, definendo anche eventuali deroghe, questo ve lo anticipo. Vi dico già una bella notizia. Allora, l'Arena di Verona ha una capienza massima di 15.500 persone. Voi sapete che c'è sto limite imposto però noi vogliamo esercitare la deroga, lo dico ai veneti, lo dico al mondo intero che guarda con attenzione questa partita, come accadrà anche per la Mostra del Cinema di Venezia, e per l'Arena di Verona stiamo già lavorando a un'idea di garantire le sedute, un posto sì, un posto no. Punto. Chiusa lì. Inutile che stiamo qui a far girare la gente col metro o con altre robe fantasiose. Se poi le cose sono, diciamo, spettacoli all'aperto dove non c'è una postazione fissa, che so, uno va su un anfiteatro naturale, su una collina, assistere a un concerto, allora chiediamo che ci sia il distanziamento di 1 metro tra cittadino e cittadino. Ma dove c'è la seduta, un posto sì e uno no. Questo ci permette di superare, io spero, anche i 3.000 posti e quindi di tornare alla quasi normalità. Sto parlando dell'Arena di Verona,
sulla quale vogliamo prenderci questo impegno per dare anche un bel segnale di ripartenza. Con questi dati lo si può fare, sempre senza abbassare la guardia, e stiamo lavorando affinché la ricaduta di questa nuova filosofia arrivi anche nei cinema, in particolar modo alla Mostra del Cinema, e quindi si preparino per settembre, visto e considerato che settembre dopodomani sia possibile nella programmazione. Voi capite, la Mostra del Cinema, ci sono turisti, o meglio appassionati di cinematografia, che comprano i biglietti da tutto il mondo. È giusto che comincino a trovare online le postazioni e scegliersi il posto. Guardate, detta così ve l'ho fatta molto semplice, è un'impresa, ci assumiamo delle responsabilità, però è un grande segnale. Pensare di fare la Mostra del Cinema con la capienza massima, cosa erano, 200 persone? Sì, al chiuso 200. 200 persone al chiuso e 1000 all'esterno, capite che Mostra del Cinema è? Se il cineforum fatto in casa, una roba del genere. E allora io penso che sia fondamentale a già annunciarvi che Arena di Verona avrà, spero, risolto tutto il problema, anzi spero, sarà risolto il problema, e lavoreremo sull'idea di alternare un posto seduto, un posto con presenza fisica e l'altro vuoto, quindi insomma ci sta, soprattutto in un contesto come quello dell'Arena di Verona. Non avremo i 15.500 posti, i 15.500 posti, fra l'altro è col palco centralizzato. Se poi andiamo col palco arretrato in un frontale, quello classico che vediamo di solito, si va a 13.500. Però possiamo ragionevolmente dire che avremo migliaia di persone comunque presenti. Vi daremo i particolari e le risultanze, io spero già domani. E volevo poi dirvi che rispetto all'ordinanza, voi sapete che il DPCM prevede delle aperture, ne cito una che tutti conoscono, è quella delle discoteche dal 15 di luglio, però poi dà anche delle deroghe, no? Ci dà la possibilità di anticipare. Stiamo valutando tutto per poter mettere anche nelle condizioni, a parte questo comparto produttivo come quello delle sagre e altre attività, a tutti viene da sorridere, no? Ma dietro le sagre c'è lo spettacolo viaggiante, c'è i fornitori dell'agroalimentare, tutta l'industria agroalimentare, c'è il tema dell'offerta turistica, gli albergatori, l'extra alberghiero, cioè varrebbe anche la pena ogni tanto di fare anche qualche sforzo mnemonico, no? Perché dice Zaia parla di sagre, sì, parlo di sagre, perché economia anche le sagre, oltre ad essere un grande elemento di volontariato. E dico che anche su questo stiamo affrontando il tema delle riaperture. Ovviamente vi anticipo già, lo faremo con gradualità. Cercheremo di affrontare tutte queste aperture, le codifichiamo in questa ordinanza in maniera tale che, prendendo in mano questa ordinanza, avremo già le date e avremo già le linee guida. Ieri abbiamo discusso della 03, è stata adottata finalmente la linea guida del ministro Bonetti, si chiama? Del ministro Bonetti, che è sostanzialmente in linea, cioè è in linea uguale alla nostra, nel senso che cambia il firmatario, ma è esattamente in linea con quella nostra, per cui direi che ci siamo, e quindi abbiamo risolto anche lo 03. Siamo rimasti però scoperti per quanto? 15 giorni ormai. 15 giorni di linee guida. Pensate, ieri io avevo dei colleghi che parlavano della necessità di aprire lo 03 da lunedì. Giustamente l'assessore ha detto in videoconferenza, noi siamo già al collaudo e anche al tagliando dello 03. Un po' di bimbi e poi passo la parola a Caner. Questa è una bimba di Treviso, Luna, che ci manda questo. Fra l'altro stamattina abbiamo fatto anche un primo incontro per la mostra dei bimbi, viene fuori una bella roba, e anche multimediale, insomma, faremo una bella mostra per questi bimbi. E ancora non abbiamo deciso. Però sarà, la nostra idea è quella anche di renderla itinerante. Poi ovviamente tutto dipenderà anche dalla modalità di allestimento, perché comunque di lavori ce ne sono arrivati molti. E Giacomo Lunardi, 8 anni, da Corezzola, eccolo qui. Poi c'è una bimba di 5 anni, guardate, io ne prendo su una manciata venendo giù, Aurora del Pupo di San Fior, guardate, 5 anni, e ringraziamo anche Aurora. Sono creativi per i nostri bimbi, eh. E basta, oggi non ne ho altri. Volevo però invitare qui un attimo, e sono sicuro che condividete con me questa cosa.
eccolo qui, sì. Il signor Luca Sinico, presidente ente nazionale sordi di Vicenza. Prego, si accomodi. Venga, venga. Ma facciamo, adesso fa in piedi con te. No? Lo lasciamo. Buongiorno, buongiorno. Prego, si accomodi. Buongiorno. Prego. Voleva dirvi due cose, ha chiesto di poter parlare, prego. Traduci te, no? Sì. Sediti pure. Devo portarlo, presidente. Ha fatto robe contemporaneamente. Mettiti libero, magari. Mi sentite? Sì. Questo? Sì. Allora, buongiorno, presidente, governatore del Veneto e a tutti gli assessori qui presenti. I presenti qui sono venuto qui innanzitutto per ringraziarla tantissimo per il suo lavoro che ha fatto e ha dimostrato insomma a tutte le persone sorde di aver messo a disposizione l'interprete di lingua dei segni. Per noi sordi è la prima volta, è un record per noi aver ottenuto questo, per aver avuto tutte le informazioni. In questo modo noi persone sorde abbiamo potuto avere la sicurezza di questa situazione d'emergenza e devo ringraziare perché appunto avete messo a disposizione l'interprete dei lingua dei segni. Lei ha lavorato tantissimo, si è rimboccato tantissimo le maniche, io l'ammiro molto. Io sono il presidente dell'ENS di Vicenza e rappresento le persone sorde e le dico che hanno un gradimento molto alto. Io non voglio fare un semplice ringraziamento, ma voglio ringraziarle in modo infinito per quello che ha fatto. Gli porto proprio ringraziamenti di tutte le persone sorde e proprio anche un ringraziamento alla sua squadra. Questo è tutto. Grazie. Come si dice grazie? Così. Grazie, buon lavoro. Adesso passerei la parola, abbiamo parlato tanto della promozione, no? Vi ricordo che stiamo parlando di un comparto, allora il Veneto fondamentalmente dai dati che abbiamo ha messo in discussione almeno 65.000 posti di lavoro, 35.000 di questi posti sono del turismo. Vi ripeto, dato che voi ormai conoscete meglio di me, potete fare un esame sul turismo, però è bene ricordarlo anche a chi ci segue da casa, a tutti, che noi quando parliamo di turismo parliamo della prima industria in Veneto che vale 18 miliardi di fatturato e il Veneto è la prima realtà turistica d'Italia, è una tra le prime al mondo. Allora voi capite che in un comparto come questo, che è fondamentalmente, fisiologicamente massacrato dal Covid, dal coronavirus, cioè non c'è comunità al mondo che non esca dal coronavirus con il turismo che non sia massacrato, perché è naturale. Coronavirus toglie tutto quello che sono gli spostamenti, gli assembramenti e la fisicità, no? Cioè la possibilità di avere la possibilità di avere anche il contatto con le persone. E questo è il turismo, se ci pensate. Allora, noi siamo partiti da un presupposto, poi passo la parola all'assessore Caner. È inevitabile che ci sia mischia al centro. Voi immaginate che tutte le comunità turistiche del mondo, grandi o piccole che siano, produrranno la loro campagna comunicativa, andranno in giro per il mondo a dire venite da me che da me si sta bene, venite da me che da me non c'è problema, venite da me che da me si mangia bene, venite da me che da me ci sono i più bei tramonti. Quante volte abbiamo sentito queste frasi? L'assessore porterà una campagna che intanto è molto accattivante perché si vede il Veneto, diciamo le foto più iconiche del Veneto, e dall'altro noi ci spendiamo un brand, e voi sapete che è stato modificato il claim, che solo noi possiamo spenderci a livello internazionale. Diventa ancora più centrale l'idea del Land of Venice, la terra di Venezia. Cioè se tu vedi una collina piuttosto che l'Arena di Verona o altre realtà, sei in giro per il mondo, sei un cittadino del mondo di Tokyo piuttosto che di Singapore o Rio de Janeiro o Adelaide, vedi quel monumento e vedi The Land of Venice, cioè la terra di Venezia. E penso che questo sia il punto di partenza, poi con moltissime novità che l'assessore vi dirà. Prego. Ho fatto anche la rima. Ah, le domande le faccio dopo, va bene dopo, intanto fate l'assessore.
Bene, grazie, buongiorno a tutti innanzitutto. Lasciatemi ringraziare anche il Presidente, non solo per l'opportunità, ma anche per i suggerimenti che ha dato su questa campagna, perché come sapete il turismo ce l'ha nel cuore, lo segue, è stato assessore al turismo, quindi turismo, agricoltura, adesso anche sanità, penso che ne abbia da insegnare a tanti. Velocemente, questo è un piano innovativo, sia più vicino al microfono, eccolo qua. Così? Sì, perfetto, ottimo. Aola. Ottimo. Allora, è un piano, dicevo, innovativo che coniuga la parte tradizionale, ovviamente, che faremo sulla comunicazione, ma soprattutto il piano social, cioè l'utilizzo di tutti i social, ma soprattutto degli influencer. Ecco, qui c'è un aspetto molto importante che adesso andrò a spiegarvi velocemente. Non ho tantissimo tempo, ma penso di essere e spero esaustivo in poco tempo. È una campagna mai vista prima, nel senso che sia in termini di soldi a disposizione, qua parliamo di 2 milioni e 300 mila euro messi a disposizione per la comunicazione, cioè quindi non abbiamo mai avuto tutti questi soldi solo per la comunicazione. Prima questi soldi qua erano comprensivi di fiere, di quant'altro, cioè tutto quello che si spendeva sul mondo, diciamo, della promozione a 360 gradi. E dopo innovativo con le modalità che adesso vedremo. Deve essere una campagna veloce, come ha detto il Presidente, che si aggancia a Venezia perché è conosciuta in tutto il mondo, ma dietro a Venezia c'è un territorio che magari è meno conosciuto, ma che è a 100-150 km, il punto più distante da Venezia. Quindi quando comunichiamo Venezia non dobbiamo comunicare solo la città, ma capire che attorno ci sono delle cose che uno non si immagina a livello internazionale che ci siano in Veneto. Ed è questo l'aspetto più importante. Poi una campagna pragmatica, perché l'idea con l'utilizzo dei social e degli influencer è di farla assomigliare quasi a una campagna di una grande azienda internazionale che, soprattutto per l'aspetto social, spenderà i soldi che spendiamo noi. Cioè una grande azienda internazionale, quando lancia un prodotto, spende i soldi che metteremo noi, per esempio, sull'aspetto social. Velocemente giro alcune slide, so che da casa fanno fatica a vederle, però poi noi le metteremo sia sul mio Facebook, anche su quello del Presidente, insomma le faremo girare perché sono anche veloci, intuitive. Gli obiettivi del piano, allora, ovviamente comunicare bellezza, qua abbiamo 8 siti UNESCO in Veneto, quindi comunicare bellezza ma sicurezza, poi vi faccio vedere come la comunicheremo, e comunicare che tutto il territorio si attacca, come dicevo prima, a Venezia, no? Per comunicare non solo Venezia, che è in difficoltà in questo momento, ma anche i borghi più belli, innovativi. E poi fare riferimento a diversi target, cioè noi vogliamo colpire i giovani, le famiglie, gli anziani, le persone che hanno delle disabilità. Ricordo che questa regione è la prima regione che è partita con il turismo inclusivo. Vi ricordate il programma di 2 anni fa con la spiaggia più lunga e più inclusiva d'Italia, che ha avuto un grandissimo successo? Ci sono 38 milioni di disabili a livello europeo che si muovono e vogliono avere una località dove andare a spendere le proprie vacanze. Quindi è una questione etica, morale, ma perché no, insomma, anche un'opportunità economica di lavoro. Ecco, qui vedete la prima slide, qui ci sono le colline del Prosecco, siti UNESCO. Ecco, vi dico subito una roba, vi faccio vedere 4-5 slide veloci, ma solo per farvi l'idea della campagna. Guardate che, lo dico chiaramente, tutto il territorio sarà rappresentato, quindi non stai come sia Ardo, ma mandami messaggini, ma assessor, che se colline proseguono, che se Valpolicella, non c'è questo, cioè ci sarà tutto il territorio e sarà il territorio a darci anche le informazioni se vuole essere rappresentato. Quindi questi sono solo esempi. Come vedete questa V grande, Veneto, the land of Venice, proprio per dire che vicino a Venezia c'è tutto questo territorio da comunicare. La V grande è, secondo me, se riusciremo da ora e nei prossimi anni a comunicarlo in maniera forte, arriveremo un domani a non avere nemmeno più la scritta Veneto, the land of Venice, ma avere questa V che ci identifica, come per esempio alla Nike con il segno, no? E questo diventa fortemente innovativo e comunicativo. E tra l'altro collega tutto il territorio, perché la via è Venezia, ma è anche Verona, che è l'estremo opposto. I veronesi sapete che a volte fanno un po' fatica a sentirsi vicino a Venezia, ma ora l'hanno capito, perché hanno capito che possono vendere l'arena a Verona, che è poco distante da Venezia. Tra l'altro tutte le città venete hanno una via inserita, l'unica è Belluno, però Belluno sta già facendo la propria campagna
con The Mountain of Venice, quindi loro sono già agganciati al, al Veneto, The Land of Venice, e quindi siamo, siamo a posto anche su questo. Ecco, velocemente vedete alcune, questa è un'immagine bella di Venezia con le montagne dietro che vi fa capire il collegamento di Venezia con le montagne. Velocemente, questa per esempio è Bassano, vedete però, ecco, mi soffermo perché una cosa che non vi ho ancora detto, vedete che in basso a destra c'è un bollino safe area, cioè vogliamo comunicare che siamo in un ambiente sicuro. Ovviamente non è che possiamo fare la campagna covid free, perché non va bene, ecco, dal punto di vista comunicativo, però questo bollino leggero in basso a destra ti identifica che, tra l'altro, noi stiamo, abbiamo messo in campo un sacco di protocolli di sicurezza da questo punto di vista. In basso a sinistra invece vedete non solo il luogo, in questo caso Bassano, ma sarà qualsiasi altra località del Veneto, ma il www.veneto.eu. Questo lo dovremo lanciare in tutto il mondo, perché abbiamo fatto il nuovo portale regionale. Dentro il portale c'è tutto il territorio veneto, uno compra esperienze, compra pacchetti di viaggio, vede le sagre delle Proloco, per esempio, che diceva prima il presidente, compra i biglietti dell'Arena piuttosto che della Fenice. Insomma, colleghiamo e linkiamo tutto il territorio, e questo è fondamentale farlo veicolare. Tra l'altro abbiamo un progetto anche per far sì che il mondo del ricettivo, sia alberghiero che extra alberghiero, metta anche le camere, cioè la commercializzazione delle camere. Quindi basta booking.com, approfittiamo di questo momento, Booking è in difficoltà con la crisi, approfittiamo di questo momento, ci inseriamo noi, me lo chiedono gli albergatori, noi abbiamo già il DMS, che è Destination Management System Veneto, già pronto, basta solo che mi date le camere da caricare. Ecco, veloce, ecco questa immagine, per esempio, questa è il Delta del Po. Cioè, uno vede questa immagine qua, ovviamente abbiamo altre fotografie ancora più belle, questi sono esempi. Ma rendono anche male. Sì, qua rendono anche male, voi da casa non le vedete, ma appunto ve le metteremo a disposizione. Però questa, per esempio, con i fenicotteri, cioè sembra di essere in Africa, e uno non sa che entra, che viene in Veneto e trova situazioni di questo tipo, no? E quindi noi dobbiamo comunicare anche, come chiedeva il Presidente, a livello emozionale. Ecco, questa per esempio è Bibione, qui Casoni. Adesso io non voglio citare le località perché, ripeto, ci saranno tutte. Ecco, anche questa è una spiaggia di, questa è Cavallino in particolare, ma per dire che non è solo la spiaggia con gli ombrelloni, abbiamo la spiaggia con gli ombrelloni, quest'anno distanziati anche per la sicurezza, ma abbiamo anche delle spiagge belle, naturali, quasi incontaminate, no? E sono stupende. Qua abbiamo le montagne, ecco, per esempio, le tre cime di Lavaredo, e via. Vabbè, basta con le foto, che le foto ce ne saranno a iosa. Velocemente, piano del marketing, 2 milioni e 3, tre canali, canale tradizionale, quindi piano stampa nazionale, piano stampa internazionale. Il Presidente mi ha chiesto di fare sia una parte domestica che una parte internazionale, quindi TV locali, scusate, giornali locali, video. Ovviamente c'è il tradizionale, cioè le fiere e gli eventi internazionali, le terremo. Io e il Presidente abbiamo l'idea che le fiere nel tempo stanno perdendo un po' forza, però gli operatori ce le chiedono, li fanno i B2B, quindi le teniamo. Quindi campagna tradizionale che va fatta, ma poi ci agganciamo la campagna digitale, 350.000 euro, e sono tanti sui social network, Facebook, Instagram, immagini video, YouTube. E poi l'ultima parte, quella innovativa che vi dicevo, che nessuna regione ha mai fatto, che è gli influencer marketing. Qui adesso ve lo vado ad illustrare velocemente. Vedete questa piramide, al top della piramide, in cima ci sono i followers, diciamo, gli influencer che hanno maggiori followers, quindi da 250.000 in su, ma anche gente che ha milioni di followers, cioè di gente che segue questi influencer, che sono quelli che influenzano le persone nei social per fare delle vacanze. E a questi gli facciamo vivere delle esperienze sul territorio, anche di 2-3 giorni. Poi a metà abbiamo il middle influencer, che sono gli influencer magari un po' più piccoli, cioè che hanno meno follower, meno gente che li segue, però sono fortemente targetizzati, cioè gente per esempio specializzata sul food, sul fitness, sul bike, sull'arte, sulla vela, sugli sport, insomma su tutto quello che volete. E questi però hanno la caratteristica che quando scrivono una roba i followers la fanno, cioè quindi proprio sono fidelizzati, quindi sono importanti. Alla fine la base della piramide, gli utenti che ovviamente sono quelli che parteciperanno in rete anche a dei concorsi
che creeremo per renderli, diciamo, partecipi anche di tutta l'attività che la regione fa, ovviamente utenti che partecipano in rete. Velocemente, dicevo che è il piano, il più grande piano di storytelling internazionale. Gli influencer che abbiamo selezionato, non è che li abbiamo selezionati a caso, alcuni li abbiamo già, altri arriveranno, perché questo è un piano dinamico, non è statico. Quindi se il territorio mi suggerisce degli influencer, cioè che ne so, i consorzi di promozione, le reti di impresa, noi siamo aperti a rappresentarli. Però l'importante è che siano influencer selezionati, cioè gente che abbiamo analizzato i dati di performance che fanno, perché sennò c'è anche quello che si spende come influencer, presidente, dopo magari non è che sia tanto bravo, che ce ne sono, perché... Sì, potrei farvelo, però qualcuno mi ha, non so, per esempio c'è la sorella di Chiara Ferragni, ce ne sono più di qualcuno, però in questo momento preferirei, li abbiamo già contattati, qualcuno ci ha già detto di sì, qualcuno ci ha detto che vuole vedere il percorso, e quindi, siccome, ripeto, questo è dinamico, può essere che li cambiamo anche in base a quello che viene su dal territorio. Comunque sono influencer selezionati. Raggiungeremo tutti i target, come dicevo, quindi target personalizzati, quindi alcuni influencer sono quelli che appunto sono bravi su alcune materie che vogliamo spingere. Ecco, il percorso, qua vedete 5 percorsi. Allora, arte e cultura, food and wine, cioè enogastronomia, summer friends, che sarebbero in sostanza il mondo dell'intrattenimento, divertimento estivo, relax e active, che sarebbe in sostanza... gli sport, le attività, insomma, dinamiche. Questi qua non è che ce li siamo inventati noi, questo è il modo di comunicare dei social, cioè i social usano questi 5 percorsi per comunicare. Poi, ripeto, anche questo è dinamico, possono essere cambiati, rappresentano tutti i territori, perché guardate che queste attività qua, fortunatamente, in Veneto le possiamo fare ovunque, possiamo fare in montagna, al mare, al lago di Garda, sulle colline, sul delta del Po, città d'arte, borghi, possiamo fare arte, cultura, food and wine, ovunque, anche lo sport estremo possiamo fare, parapendio per esempio. Bene, giriamo pagina e la realizzazione del piano, cosa fa la regione? La regione mette a disposizione dei percorsi sul territorio, ovviamente. Guardate che queste cose qua le abbiamo già, noi abbiamo finanziato con i fondi PORFES, per esempio, 16 reti di impresa che hanno creato dei prodotti sul territorio, quindi li abbiamo già. L'importante è che il territorio, consorzi di promozione turistica, reti di impresa, ci dicano, guarda, ci prendiamo questo influencer, lo portiamo sul territorio, gli facciamo vivere l'esperienza e poi lui cosa fa? Lui la racconta, fa i contenuti, crea contenuti, li scrive e li comunica sui social, quindi fa un'esperienza. Il giochino è poi dire a livello internazionale, turisti sia stranieri che italiani, venite a fare la stessa esperienza che l'influencer ha fatto sul territorio e che comunica. Questo è il gioco degli influencer. Le iniziative, come lo facciamo sta roba qua? Vedete i tre livelli? Per esempio, ecco, queste sono cose che fanno per esempio le aziende private, per quello vi dico che è molto simile a un'azienda, e nessuna regione ha fatto un piano così pragmatico e operativo, quasi tutti fanno pubblicità generica. Questa l'ha voluta fortemente il presidente, e quindi è una cosa che abbiamo condiviso. E, per esempio, rendere le esperienze replicabili da veneti e turisti, cioè per esempio creazione di mappe digitali, mappe vere e proprie disegnate su carta, ma poi create digitalmente, messe in rete. E quindi poi il followers, quando vede il suo influencer che ha fatto un percorso, lo fa identico seguendo la mappa digitale. Ma non solo facendo questo, vivendo delle esperienze sul territorio, perché per esempio l'influencer passa in un bar, in un locale, in un ristorante, lascia per esempio dei caffè sospesi, lascia delle Polaroid sul territorio, quindi uno passa, va a prendersi la Polaroid dell'influencer. Questa può sembrare una stupidata, ma sono cose che le aziende fanno. Per esempio abbiamo citato la sorella della Ferragni, Chiara Ferragni fa esattamente queste cose qua quando va in giro sul territorio, lascia queste Polaroid, questi caffè sospesi, e ovviamente abbiamo bisogno del coinvolgimento del territorio, cioè gli imprenditori, le reti di impresa, i consorzi devono fare la loro parte su questo. L'obiettivo ovviamente è raggiungere tutti i turisti a livello internazionale e anche italiano. Faremo una formazione, ho quasi finito presidente, faremo una formazione importante
con le ODG sul territorio, con i consorzi di promozione, con le reti d'impresa, per spiegare questo piano che adesso sto spiegando a voi, anche a loro, perché è importantissima la collaborazione. Ovviamente io a livello informale ho già avuto l'ok da parte del territorio, però poi dobbiamo condividerlo insieme. Quindi diciamo, per la prima volta le attività del territorio verranno attivate in modo sinergico, facendo un piano a 360 gradi che va dalla parte tradizionale appunto a quella innovativa. Chiudo dicendo che questa è la parte della promozione, della comunicazione, però non faremo solo queste attività qua. Noi abbiamo dei fondi PORFESA importanti che col presidente abbiamo deciso di gestire in una determinata maniera, quindi no fondo perduto, perché se avessimo preso questi fondi PORFES, quel poco che c'era rimasto, per fare un fondo perduto, avremmo dato magari 1000 euro a testa a tutti quanti, che per carità uno non ci sputa sopra, però con 1000 euro non è che salvi un'attività. Ecco. Allora, invece che spendere 1000 euro così, usiamo questi milioni, che sono anche parecchi a disposizione che abbiamo, per fare dei bandi, per esempio, io farò dei bandi a favore delle reti d'impresa, dei consorzi di promozione, delle ATI. Guardate, stamattina per esempio mi ha chiamato una di un'agenzia di viaggi, che sono le più colpite, e mi ha detto: guarda, io la rete d'impresa, siccome io sono un'agenzia che fa sì outgoing, ma faccio anche incoming, mi voglio creare, gli ho detto: guarda, benissimo, partecipi al bando, crei un prodotto, te lo finanziamo. Posso arrivare a finanziare anche al 70-80% con fondi europei. Quindi io non ho solo i 2 milioni e 3 della comunicazione, ma poi aiutiamo, questi sono soldi alle imprese, che fanno però no il fondo perduto. Il presidente ha ragione, non ha voluto il fondo perduto, perché noi non siamo la regione che regala soldi così senza poi non attivare niente sul territorio. E poi faremo anche lo scorrimento del bando pianura. Vi ricordate che c'erano tanti hotel e attività ricettive che avevano rinnovato le proprie strutture, erano rimasti fuori dall'ultimo bando, avevo messo 6 milioni, sono arrivate domande per 12, faremo un po' di scorrimento da graduatoria, ovviamente per i progetti più importanti, faremo un bando per l'innovazione, per esempio anche per tutti coloro che hanno sostenuto spese Covid per il Covid-19, per la digitalizzazione, per app innovative, quindi anche qua investimenti per imprese che fanno qualcosa di interessante in linea con il nostro piano. Ecco, la cosa più importante che volevo dirvi è che sul bando, quello a favore delle reti di impresa e di consorzi, io darò sì soldi al 70-80%, ma a chi segue questo piano qua? Cioè la comunicazione del Veneto deve uscire tutta col The Land of Venice. Basta comunicazione che ogni consorzio di promozione fa la sua per conto proprio, uno mi mette un brand, l'altro me ne mette un altro. Allora, i territori avranno la loro specificità, comunicheranno da una parte la costa, da una parte il lago di Garda, da una parte la montagna, però il The Land of Venice e poi un domani questa V bella che riassume tutto il Veneto ci permetterà da un lato di collegarla a Venezia, dall'altra di spendere, che ne so, il Garda piuttosto che la montagna o il delta del Po. Sapete che le imprese turistiche possono prendere soldi anche sul piano del mio collega Marcato, per quanto riguarda per esempio il piano di garanzie sul portafoglio, quindi quelli che hanno necessità di avere soldi da investire, liquidità. Lui finanzia non solo artigianato e commercio, ma anche le imprese turistiche. Con la collega Donazzama, questo lo spiegherà lei perché è roba sua, sull'FSE daremo anche aiuti alle aziende che assumono personale, e quindi riusciremo a togliergli gran parte del costo, diciamo, del personale. Però questo non lo dico io perché non è mia competenza, però insomma gli assessorati lavorano in sinergia tra loro, siamo una squadra, non è che ognuno va per conto proprio. Basta, io ho chiuso ringraziando sia il presidente per l'opportunità, per averci messo il naso, per aver fatto di tutto, ma lui su queste robe qua ha esperienza, è giusto che ci metta il fiato sul collo, e poi la mia direzione, tutti quelli che ci hanno aiutato a fare questo piano, e insomma il mio ufficio e tutti coloro che hanno lavorato. Bravo. Grazie. Allora, ci sono già delle domande per cui si sono prenotati i colleghi. Emiliano Taglia, Traguardo per primo, Vanzani, Parisi, Bonet e quant'altri. Assessore, buongiorno. Mi aiuta a capire invece il finanziamento, diciamo, per il target più alto, perché buona parte ho capito che è puntato verso i giovani, no. È un piano dinamico, e volevo capire invece quell'altro tipo di fascia, perché lei mi ha parlato di stampa nazionale e internazionale, sì. Ho tremato perché si è corretto sulle televisioni,
No, sì, no, c'è tutto qua. Ci siamo anche noi tutto, assolutamente sì, tranquilli. I finanziamenti, insomma, per questa fascia alta. Guardi, qui abbiamo già 900.000 euro del piano già attivato, tra l'altro alcuni spazi li abbiamo già anche acquisiti, ne acquisiremo altri. Tra l'altro guardate che noi abbiamo una legge regionale che ci obbliga purtroppo a seguire alcuni parametri. Adesso se non vado errato... Legge statale, cos'è? 50% carta stampata, 35% televisione e poi il resto è social. Vabbè, insomma, comunque ci sono delle percentuali che dobbiamo rispettare. Comunque il canale tradizionale non è che lo tralasciamo, anche perché è importantissimo, voglio dire. Cioè non è che questa è una campagna solo social, questa è una campagna tradizionale social, in più l'aspetto fortemente innovativo che nessuno ha fatto è la parte influencer. Quella non la trovate su una comunicazione pubblica, la trovate su una comunicazione di un'azienda privata internazionale. Proprio su questo punto, avevamo già parlato in precedenza con il Presidente, ci saranno anche dei nomi internazionali? Sì. Si parlava di grossi nomi, così come sogno, proprio per attirare magari dall'America o da altri paesi, attualmente non sappiamo come sono le situazioni, però... Quindi c'è qualche nome internazionale grosso? Sì, allora, non confondiamo gli influencer con i testimonial. Esatto. Gli influencer sono quelli che appunto lavorano in rete e hanno le caratteristiche che vi ho detto. Il testimonial è il grande personaggio famoso. Che ne so, riuscire a portare Tom Cruise, visto che voleva girare il film a Venezia. Però stiamo lavorando, io ho dei contatti qua, lo anticipo, ma prendiamolo anche con le pinze perché non è facile portare queste persone, non solo per una questione di costi, ma in realtà noi vorremmo portare anche qualcuno, ne parlavamo l'altro giorno col Presidente, che magari è affezionato alla nostra regione, magari un attore, una persona che diciamo ce lo fa anche tra virgolette come piacere, poi magari verrà pagato lo stesso, ma magari non ci chiede l'ira di Dio. Non so, per esempio, parlavo con un regista l'altro giorno che gli ho già chiesto informazioni in questo, mi dice che magari è più semplice raggiungere uno tipo Jude Law o Malkovich, visto che ha già girato anche The New Pope, The Young Pope, e magari lo agganciamo questo più avanti, perché adesso non si muovono, perché il tema del Covid in alcune nazioni, pensiamo all'America, è forte, quindi questi non si stanno muovendo adesso, non stanno lavorando, non stanno girando. Però a settembre-ottobre, mostra del cinema, è possibile magari pensare di riuscire ad agganciare qualcuno e fargli fare magari un'esperienza. Allora, se io prendo Jude Law, non gliene frega niente andare nell'hotel a 5 stelle, perché tanto hai soldi per andarci da solo. Però magari riuscire a fargli vivere un'esperienza in Veneto facendo una cosa che non avrebbe mai pensato di fare da noi può essere simpatica, innovativa e può essere che ci dica di sì. Se ce la fa gratis, meglio. Se bisogna pagarlo, Beh, non fatemi fare gli esempi. Io li ho gli esempi in testa, ma se cito dove portarli, dopo si arrabbiano tutti gli altri. Penso per esempio, ho una località in mente, in montagna, per esempio, che è stratosferica, che quando uno va a vivere un'esperienza del genere non la vive in nessuna parte del mondo, visto che abbiamo le montagne più belle del mondo. Però non stavo a fare a dire il nome, però dopo si arrabbia che altri. Chiudo se posso con una nota invece un po' sospettosa, forse sarà il mio lato oscuro. Influencer. A volte sono sospettoso, perché non dimentico che siamo in Italia. Assessore, gli influencer... Scusi, mi dica. Influencer, dicevo influencer sì. Perché qui in Veneto c'è uno molto famoso, il canale Influencer, sì. Sponsorizzavo. Senta, gli influencer saranno accompagnati, monitorati, perché certo. Temo il tema regalie, vieni da me, fai il percorso di qui piuttosto che di là, ecco il mio lato oscuro sospettoso. Grazie. Assolutamente, noi lo faremo, ripeto, siamo già organizzati sul territorio. Per esempio le reti di impresa, i club di prodotto, queste sono aziende che noi abbiamo già finanziato con il PORFESR, quindi fanno già parte tra l'altro anche dell'attività che la regione ha fatto, no? E le reti di impresa cosa sono? Più imprese che si mettono insieme, ma non solo del mondo recettivo. Faccio un esempio stupido, ma è il più semplice. Ciclobike, no? Esperienza, allora lì hai tre strutture ricettive che ti accolgono, però poi hai l'agenzia di viaggi che gestisce il giro, hai il trasporto pubblico privato, hai il meccanico che aggiusta le biciclette, hai quello che affitta le biciclette oppure che affitta i prodotti da utilizzare, insomma queste cose qua come ce le abbiamo sul bike, so, per esempio mi dicono che sono pronti a farne uno sulla vela, sulla costa veneta, anche di un certo valore e quindi insomma ovviamente noi prendiamo in accordo con il territorio
consorzi di promozione o reti di impresa già costituite, gli facciamo fare l'esperienza, li seguiamo. Gran parte di questi vengono gratis, eh? Basta che gli fai fare una cosa di un certo tipo, perché se gli fai fare un'esperienza banale non vengono gratis e ti chiedono i soldi. Col presidente dicevamo che se comunque ci avanza qualche soldino, magari me ne mettono degli altri, non so, potremmo anche prendere influencer ancora più forti e potenti e magari anche pagarli, eh? Cioè, perché no? Grazie assessore. Grazie. Banzar, Parisi, Pore. Assessore, buongiorno. Volevo tre domande veloci. Dove prendete i 2,3 milioni? Cioè, da quale capitolo attingete questi fondi? Dove attingete questi fondi? Uno, due, quando inizia la campagna? Tre, si era parlato alcuni giorni fa di una campagna di comunicazione di promozione di tutto l'Alto Adriatico. Se questa cosa che lei sta presentando è solo per il Veneto, ovviamente sì, perché c'è la via di Veneto, ma che fine ha fatto quello di cui ci avevate accennato, cioè delle spiagge dell'Alto Adriatico? Allora, sono due cose diverse. Questa è la campagna del Veneto. Quella dell'Alto Adriatico è un'idea dei tre presidenti che hanno deciso di comunicare il mondo della costa, perché noi abbiamo la spiaggia, diciamo, Friuli, Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, che è similare, cioè stiamo parlando di sabbia dorata, ombrelloni, quindi c'è una tipologia abbastanza anche similare. Si farà una campagna, lo posso annunciare? Dire? Sì, no, perché dopo mi sveglio il dubbio. È una cosa diversa, dico solo questo. Una è una campagna legata al Veneto, l'altra tra poco i tre presidenti la comunicheranno. Non c'entra con questa e non è in contrasto con questa, perché ci saranno le tre regioni. No, giustamente bisogna, perché sennò la devono lanciare. Soldi e tempi. Soldi, vabbè, li abbiamo presi dal bilancio della promozione nostra, li abbiamo presi dai risparmi, per esempio, delle fiere di quest'anno. Quest'anno noi non abbiamo fatto le fiere e quindi fortunatamente siamo riusciti a girare anche quei soldi là. E tendenzialmente viene da queste, qua c'è anche il mio dirigente Claudio, mi pare che venga tendenzialmente da qua. Fondi regionali, qualcosa siamo riusciti a recuperare, il vicepresidente Forcolini mi ha messo a bilancio, quindi grattando un po' qua, un po' là, più la grande sicuramente diciamo risorsa delle fiere mancate, ci ha messo a disposizione parecchia roba. Tempi, noi alcuni spazi li abbiamo già acquisiti, quindi penso che nel giro, qua c'è il direttore, gli sto sul fiato sempre, ma penso nel giro di una settimana di poter cominciare, beh, i social subito, ma i canali, diciamo, stampa, video nazionale, alcuni li abbiamo già prenotati, quindi possiamo partire subito, soprattutto i locali sono già prenotati. Vorremmo fare però anche qualcosa di nazionale, su qualche canale importante nazionale e l'estero. Anche la campagna estera, alcuni spazi sono già stati prenotati, quindi penso, noi aspettavamo di lanciarla adesso, perché ovviamente quelli prenotati stanno aspettando che gli diamo il prodotto che era cambiato rispetto alla vecchia campagna che eravamo prima, quindi noi li abbiamo fermati, gli metti fermi che ti do la nuova comunicazione. E il bollino rosso sulla sicurezza, poi lo spiegherete meglio, oppure è per avere una buona sanità, perché ne siamo venuti fuori? Beh, è per comunicare, esatto. Già a livello internazionale ci riconoscono questo. L'altro giorno c'era un articolo sul Kleine Zeitung che diceva i complimenti al presidente, e in Austria e Germania sanno che la regione è sicura, tant'è vero che il popolo tedesco e austriaco vuole venire. Il problema era più qualche politico loro locale che cercava, se vi ricordate quando si parlava del corridoio Croazia, queste robe qua, erano loro che li volevano spostare in Croazia o meglio in Grecia, perché hanno la proprietà degli aeroporti, ma la gente sta scrivendo ai nostri albergatori dicendo vogliamo venire là, perché è gente affezionata e lo sanno. Quindi il bollino serve anche per dire tranquilli. Tra l'altro noi abbiamo anche dei protocolli di sicurezza attivati e ci sono già degli hotel che stanno facendo anche delle procedure certificate anche con la Germania, per esempio. Quindi non è detto, ma questo ne discuterò anche al presidente, perché onestamente non le ho parlato, che si possono domani anche esplodere meglio sto tema della sicurezza. Importante è comunicare regione sicura. Ovvio che non potevo fare una campagna con scritto Regione Veneto Covid free, perché rischiavamo di darci la zappa sui piedi. Teniamo conto che questa è una campagna che non è solo per l'emergenza. Questa cosa della V di Veneto
varrà per il futuro, cioè io spero che qualcuno domani non la cambi, perché secondo me può essere un'idea vincente, soprattutto l'idea del segno, no? Un domani avere solo la V che mi raggruppa tutto il territorio è fortemente innovativo. Curiosità, profitto però non chiedo più, chi è l'autore di questa campagna? Cioè chi è che si è inventato la V? Beh, innanzitutto abbiamo il presidente che ha sempre detto The Land of Venice, l'ha sempre detto. Lui ha sempre detto comunichiamo territorio, Venezia come attrattore universale, e poi diciamo che nell'entroterra di Venezia c'è di tutto e di più. Poi abbiamo un'agenzia milanese che ha vinto anche l'appalto, ce ne sarà anche un'altra che è in fase di aggiudicazione, e poi abbiamo tutta la direzione mia interna, c'è tanto lavoro anche interno, quindi un mix tra idee del presidente, mie, direzione e agenzia esterna. Che si chiama? Che si chiama? Moving. L'agenzia di Milano che ha vinto, però poi siamo in aggiudicazione anche con, perché dopo abbiamo collaborazione anche di altri, perché una campagna di questo tipo, soprattutto la parte degli influencer, va esplosa anche con gente specifica, quindi sono più persone che lavorano su questo tema. Parisi se ha finito l'albero. Assessore, buongiorno. Nella sua proposta di coinvolgere in questo pacchetto, chiamiamolo così, Veneto, anche gli albergatori, avete coinvolto in tal senso o pensate di coinvolgere anche il sistema aeroportuale Veneto? E poi un'altra domanda successiva che si riaggancia a quella. In questo contesto, quello del sistema aeroportuale, abbiamo già posto questa domanda al Presidente nei giorni scorsi. Mercoledì scorso c'è stato un incontro Save-Sindacati per quanto attiene al futuro immediato dell'aeroporto di Treviso Canova, che dovrebbe riaprire a ottobre. Certo. Ci sono novità considerate le preoccupazioni degli aeroportuali per i prossimi mesi, da qui ai prossimi mesi, potrebbe riaprire prima laddove dovesse arrivare, come auspichiamo, il turista? Sì, grazie a lei per la domanda. L'aeroporto Canova è fondamentale, tutti gli aeroporti del sistema nostro, Venezia, Treviso, Verona. Canova è importante per il territorio trevigiano, infatti ne vediamo adesso purtroppo le conseguenze da quando è chiuso. La riapertura è prevista per ottobre. Con Save, quindi Marchi, siamo in costante collegamento sia noi che il sindaco di Treviso. È previsto un piano da 53 milioni di euro di interventi e assolutamente abbiamo da parte di Save l'idea che l'aeroporto riaprirà, quindi non è vero quello che si sente dire in giro che c'è il rischio della chiusura, perché ovvio se non ci sono i turisti è ovvio che aprirà a ottobre, ma se cominceranno ad arrivare i turisti c'è la disponibilità da parte di Save di aprire prima, cioè è ovvio che questi non aprono l'aeroporto se non ci sono le linee aeree che arrivano. Questo è logico. Ad oggi abbiamo collegato a Venezia con Amsterdam, KLM e Air France Parigi, no? Che sono importanti perché poi quelli sono due aeroporti che fanno scalo internazionale. Però ovviamente noi abbiamo bisogno anche dei piccoli aeroporti, diciamo, dove c'è low cost per esempio, però abbiamo la disponibilità nel momento in cui c'è movimentazione di turisti ad aprire prima. Su questo siamo già allineati. È stato dato un tempo di massima dall'incontro, è emerso anche questo? Sì, ne hanno parlato e quindi ovviamente la nostra preoccupazione anche per noi è per gli addetti ai lavori, cioè c'è gente che ci lavora oltre a tutto l'aspetto turistico. Ripeto, mi parlano di ottobre, però c'è disponibilità di aprire prima se c'è movimentazione, quindi sta anche a noi fare una promozione il più internazionale possibile. Ovvio che noi adesso faremo una promozione che colpisce il mercato domestico e i paesi di prossimità, quindi Austria, Germania, lingua tedesca per noi è fondamentale, cioè su 70 milioni di turisti, noi 50 sono stranieri, di questi 50 due terzi sono lingua tedesca, quindi prima colpiamo questi che tra l'altro arrivano in macchina. Poi ovviamente Venezia per esempio vive di americani, australiani, inglesi, insomma l'est, Far East, insomma, ecco, quindi arriveremo anche lì, però fare una campagna adesso in America con la situazione che c'è, lì sì rischiamo di buttare via i soldi, quindi intanto concentriamoci là e poi apriremo man mano che aprono i voli. Le compagnie aeree, per esempio alcune mi faccio i nomi, ma mi hanno già contattato per fare per esempio una campagna insieme a loro, cioè loro fanno
mettono magari dei voli a basso costo e noi facciamo la campagna di promozione, facciamo un ticket assieme. Noi siamo aperti e disponibili a fare anche questo. Grazie. Bene. Sì, allora, qualche domanda rapidissima. Soldi. Abbiamo parlato del piano di comunicazione, volevo capire quante risorse vengono messe sul bando, quello di cui parlavi all'inizio, cioè fondi per FESRE, per... quello per le reti di imprese, consorzi. Quanti soldi metterai nello scorrimento del bando per il rinnovo delle strutture e innovazione digitale, se mi dai qualche cifra? Allora, guarda, noi in tutto abbiamo quasi 15 milioni di euro, che però verranno suddivisi ovviamente in base alle esigenze. Per esempio, mi dicevano che sullo scorrimento del bando, se noi riusciamo a mettere altri 3 milioni e 8, diciamo che riusciamo a dare finanziamento a molte strutture alberghiere che hanno fatto gli investimenti, perché alcuni li hanno già fatti e aspettavano, diciamo, di entrare in graduatoria. Alcuni si sono fermati per il Covid, quindi io là avrei 7 milioni di richieste, però non tutte, diciamo, hanno un valore, una qualità del progetto proposto da finanziare, e non tutti sono partiti, quindi adesso dovremo capire quanti sono ancora in piedi. Ok, poi due domande invece di prospettiva, di tendenza. La prima domanda è se quest'anno tu ti aspetti più un turismo interno che non esterno. Hai detto prima giustamente che 50 milioni arrivano dall'estero, però mi pare di capire che la tendenza quest'anno è di rimanere in casa. Tu su questo che scenario vedi? E la seconda domanda che è legata a questo è il tema delle fabbriche aperte in agosto. Mm-hmm. Cioè, in questo momento molti imprenditori vorrebbero tenere aperte le fabbriche in agosto. Certo. È chiaro che questa cosa impedisce ai dipendenti di andare in vacanza, quindi come si incastra questa cosa? Allora, guarda, dalle indagini che abbiamo fatto noi, che ci sono servite anche per la campagna social, quest'anno avremo circa l'80% dei veneti che dichiara di fare vacanze in Veneto, e questo è sicuramente importante, innovativo. Non abbiamo mai avuto un dato di questo tipo qua. Anzi, tendenzialmente i veneti magari se ne andavano da altre parti, tranne quelli che avevano le seconde case. Però è anche vero che noi non possiamo pensare di fare una vacanza, cioè scusate, di fare una campagna promozionale solo per i veneti, perché i veneti da soli non mi coprono 70 milioni di presenze che eravamo abituati ad avere. Cioè, su 70 milioni 50 siete stranieri. Quindi bene il dato che i veneti quest'anno facciano quasi tutte le vacanze qua, però dovremo colpire anche gli altri. È vero che ci sono delle persone che non potranno fare per problemi economici o perché dovranno lavorare, però guardate che ci sono anche delle categorie che hanno voglia di andare in vacanza, perché ci sono categorie che durante il Covid hanno lavorato. Cioè, pensate a tutto il mondo dei supermercati, per esempio. C'è qualcuno che si è già messo a fare degli accordi, tra l'altro noi abbiamo fatto anche da Trade Union, da questo punto di vista, delle catene. Com'è? Anche i giornalisti? Sì, anche i giornalisti. No, ma è vero, ma è vero. Guardate, c'è gente che ha fatto straordinari, ci medici. Sono le vabbè, dai. Beh, per fortuna non le fanno a luglio. Vabbè, chi vi pagherà di più e che avrà più schede da spendere, dai, mettiamola così. I ristoranti e hotel. E bar. Però ti rimaneva lì da luglio. No, però ci sono delle categorie. Dicevo, guarda, ci sono alcune catene di supermercati, per esempio, che stanno facendo accordi anche con le categorie per fare dei pacchetti e di promuoverli, e lì abbiamo tanta gente che ha voglia di andare in vacanza, medici, infermieri, poi non dimentichiamoci i pensionati, che ce ne sono alcuni che sono in difficoltà, ma ce ne sono anche alcuni che hanno capacità di spesa. Ricordiamoci anche qualcuno che magari porta i nonni, che portano, visto che i genitori magari devono andare in fabbrica a lavorare, c'è anche qualche nonno che magari è ancora abbastanza giovane, o se non è giovane è in gamba, che si porta magari il nipotino in vacanza, che una settimana o 15 giorni li fa. Tant'è vero che noi abbiamo spinto come regione sul bonus vacanza, poi il governo l'ha applicato malissimo, perché noi avevamo chiesto 1000 euro di bonus e detrarlo dalle tasse. Questi qua che hanno fatto un sistema che al 90% voucher che ti sconta l'albergatore, al 10% in dichiarazione di reddito, cioè che ha fatto un casino, ma non vabbè. Comunque c'è anche il bonus vacanza, che magari qualcosa potrà aiutare. Un'ultima domanda leggera sul tema dei testimonial: avete pensato magari anche a una campagna con i veneti famosi? Cioè, sì. La Pellegrini, questi personaggi che hanno grande... Alcuni nomi non li dico, ma ci sta lavorando il Presidente. Fa parte della campagna sul lato Adriatico, quindi? ci pensa il press. Ok, grazie. E Antonella Prigioni. Antonella Prigioni. Buongiorno. Che peso ha nella campagna promozionale l'elemento novità turistico del Veneto, cioè le colline patrimonio UNESCO? Ma
Le colline, ricordo che noi abbiamo 8 siti UNESCO, le colline sono fondamentali anche per promuovere il tema dell'entroterra, tutto il tema dell'enogastronomia. Ricordo, non perché sono trevigiano, io anche presidente, che però negli ultimi 5 anni provincia di Treviso e provincia di Vicenza e la parte di Verona legata al mondo dell'enogastronomia, quindi Valpolicella, Soave, sono cresciute in doppia cifra. Cioè, noi in termini assoluti avevamo meno turisti degli altri, perché non possiamo paragonare ad oggi le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene di OCG, ricordiamolo, o della Valpolicella a Venezia, al Lago di Garda, a Verona o alle Dolomiti, però crescevano in doppia cifra percentuale rispetto al resto dei territori che crescevano del 3-4%. Quindi è fondamentale, ovvio che sono in difficoltà anche loro adesso, come tutti, sono in difficoltà anche per il tema dell'aeroporto chiuso, in particolare le colline, perché tanti, soprattutto gli inglesi, venivano giù, sbarcavano al Canova, facevano un passaggio in città di Treviso che negli ultimi 2 anni ha fatto 20% di crescita, una roba stratosferica, e poi da lì si collegavano alle colline, quindi collegamento verticale tra colline del Prosecco, città di Treviso e poi Venezia. Le colline, tra l'altro, siamo in mezzo a altri 2 siti UNESCO che sono le Dolomiti sopra e Venezia sotto, quindi sta roba qua va sfruttata al 1000%. La collega del Nuovo Terraglio, Emilia Andrioli di TGR Veneto. Buongiorno Assessore, mi scusi, lei prima ha fatto un veloce passaggio sui portali, ha detto approfittiamo un attimo della difficoltà e se ci si può iscrivere, cioè chi ha una struttura, alberghiera o alberghiera eccetera, può iscriversi direttamente sul portale, immagino, del Veneto. Sì. Ecco, però il problema di booking.com è quello che il pagamento viene anticipato, come Airbnb, eccetera. E Booking ovviamente si tiene una bella fetta di questo. 18% anche. Anche, e anche di più su certe piccole strutture. Ecco, per cui da questo punto di vista, come pensate di regolare? Cioè sarà gratuito o ci sarà un pagamento anche per questa... Sì. Poi volevo fare... Sì, vai velocemente. Allora, intanto noi abbiamo già alcuni territori che sono entrati, penso per esempio a Rabba, Caorle, però noi non l'abbiamo lanciato fino ad ora perché non volevamo lanciarlo a macchia di leopardo. Cioè vogliamo raccogliere prima tutto il sistema. Ora si è mosso anche il mondo alberghiero, che all'inizio era un po' scettico su sta cosa qua, perché diceva ma facciamo concorrenza a Booking. No, non si tratta di una concorrenza a Booking, perché è ovvio che Booking è un canale commerciale fondamentale e tra l'altro spende milioni di euro, forse centinaia di milioni di euro in comunicazione. Il nostro è alternativo, vuole fare un'altra roba, vuole mettere insieme tutti gli albergatori e quantomeno presentarsi unito anche nei confronti di Booking. Allora, la vendiamo noi direttamente, non chiediamo percentuale ad oggi, però siamo già d'accordo che nei prossimi anni, se prende piede, potremo chiedere una piccola percentuale, tipo un 2-3%, però lo reinvestiamo nella comunicazione. Cioè, quello che la regione prende, non lo prende per metterselo in tasca, ma lo investe sul territorio sotto forma di promozione. Ecco che l'albergatore è contento di lasciarti un 2-3-4%, lo condividiamo col territorio, non è un problema, però poi lo reinvestiamo in promozione. Che posso dirvi, è quello che dovrebbero fare con la tassa di soggiorno i sindaci. Qualcuno la fa, qualcuno anche no, usa la tassa di soggiorno per fare altre cose. Qualcuno la fa e lo dico che poi se no si arrabbiano i sindaci, ma alcuni lo fanno, altri un po' meno. Bene, ecco, e questa è una bella iniziativa, perché comunque gratuitamente in tutti i siti dei comuni, di Venezia, per esempio, c'erano l'elenco delle attività extraalberghiere o alberghiere, comunque esisteva, ma questo diventa una forma anche di prenotazione. Assolutamente sì. Perfetto. Ecco, un'altra piccola domanda molto tecnica su una cosa specifica. Nella categoria Wood & Wine, cioè nella ristorazione, noi sappiamo che esiste un circuito di home restaurant, soprattutto sono famose queste cesarine che prendono, diciamo che sono soprattutto emiliane. È stato pensato qualcosa? Perché in questo momento di difficoltà, ovviamente, e di perdita di posti di lavoro,
anche quella di promuovere l'home restaurant, che finora è rimasto sempre una cosa un po' sospesa, anche dal punto di vista legislativo soprattutto, e promuovere questo è una forma di attività, diciamo, domestica che potrebbe aiutare moltissimo, oltre a promuovere la vera cucina veneta. Sì, per carità, l'home restaurant è importante, anche se noi pensiamo a promuovere molto di più il territorio su ristorazione, bar e quant'altro, che sono posti di lavoro, cioè i ristoranti quando girano significa assumere personale e quindi movimentare anche una serie di indotto che è molto molto importante, però non lo escludiamo, fa parte, anche quello per esempio può far parte di una rete di impresa, cioè sono club di prodotto, quando crei un prodotto, noi non siamo una regione che ha solo destinazioni ma anche prodotti turistici e qualsiasi cosa, quindi l'enogastronomia ci sta anche l'home restaurant. Dopo, per esempio, una cosa che non ho detto quando ho parlato dell'enogastronomia, noi abbiamo le strade dei prodotti, dei vini e dei prodotti tipici, per esempio. Ecco, le strade ci sono già sul territorio, sono già codificate, hanno dei percorsi, e non mi riferisco solo a quelle del Prosecco, ma ce ne sono tante altre, e queste, per esempio, possono essere strade che entrano nel famoso bando che mi chiedevi tu prima e vengono finanziate per promuovere anche a livello internazionale il percorso sul territorio. Grazie. Andreoli. Sì, il Veneto è al top, avendo dalle sue 70 milioni di presenze, anche le altre regioni turistiche d'Italia si daranno da fare, certo, per tenere a sé la propria clientela. Giusto. Come risolvete il problema della competizione e della concorrenza, visto che il bacino sarà molto più... E legato a questo, avete già delle proiezioni dei numeri che vi dicono, alla luce del fatto che le frontiere ancora non sono aperte, che molti fanno i conti anche con la paura di viaggiare? Mm-hmm. Ma guardi, noi ad oggi abbiamo il 50% delle strutture aperte, il che è già buono comunque. Le prenotazioni stanno arrivando, siamo in difficoltà perché è inutile negarlo, sarebbe stupido non dirlo. Però è anche vero che cominciano a fioccare ad arrivare. Del resto, guardate, fino all'altro giorno non si sapeva se le frontiere erano aperte, è difficile pensare che la gente prenoti, e lo scrivevano i turisti, gli albergatori, cioè i turisti scrivevano agli albergatori dicendo: ma quando aprite? L'Austria ha comunicato l'altro giorno, anche su pressione nostra, del Veneto, da questo punto di vista anche il Presidente si è mosso, ci hanno aiutato anche la stampa internazionale, perché per esempio nei confronti dell'Austria in particolare ho visto dei giornali tipo il Kleine Zeitung che spingeva fortemente, ecco, quindi ovviamente oggi siamo un po' in difficoltà, però le prenotazioni cominciano ad arrivare, quindi noi siamo abbastanza fiduciosi da questo punto di vista. Poi mi aveva chiesto un'altra cosa, però non la ricordo più. La concorrenza tra le regioni. Ah sì, guardi, la concorrenza, io ho visto molte regioni che fanno tutta la campagna interna, perché si sono fatti dare anche i soldi, cioè vogliono fare anche un piano con l'Enit per la promozione interna. Io dico, promozione interna va bene, però ripeto, ricordiamoci che questa regione su 70 milioni ne fa 50 milioni di stranieri. Quindi noi va bene portarci a casa i domestici, che non sono solo i veneti ovviamente, però io sto lavorando e continuerò a lavorare per fare una campagna sui paesi di prossimità, che non sono solo lingua tedesca, ma sono per esempio anche l'Europa dell'Est, che è un bacino fondamentale per noi, o l'Alta Germania, non solo la parte bassa, quindi la Baviera, insomma le altre aree del sud della Germania. Faremo anche noi la nostra campagna interna, però guardate, come diceva il Presidente prima, se tutti fanno pubblicità, cioè se tutti fanno le immagini sulle televisioni, venite nelle Marche, nell'Emilia, qua là, cioè, alla fine rischia, come diceva prima il Presidente, di un bombardamento di cose identiche, per quello che noi abbiamo voluto spingere molto sul tema degli influencer. Andiamo a prenderci un canale che gli altri non fanno, nessuna regione sta facendo sta roba qua in Italia. Tutti stanno facendo promozione sicuramente sui canali nazionali, sui canali locali, tra l'altro io alcune le ho viste, non è che mi sembrano fortemente innovative, sono abbastanza classiche, non voglio screditare gli altri, però non è che mi piacciono particolarmente, quindi io penso che noi non dobbiamo andare dove vanno tutti, sia come canali sia come target di riferimento. A me i nostri albergatori, non solo, mi chiedono i paesi stranieri e mi chiedono magari di condividerle assieme, cosa che faremo con i consorzi di promozione turistica, con le reti di imprese, con le associazioni, gli albergatori e quant'altro.
Parisi, Vanzan, poi passiamo al Presidente, perché vedo altre mani che... Ah, anche tu Albino vuoi sapere? Al Presidente. Allora, dopo passa al Presidente, passiamo dopo. Tu Alder per il Presidente. Ah no, ok. Allora, Parisi, Vanzan, poi passiamo al Presidente. Assessore, una curiosità, sono previsti anche in, i percorsi dei tanti pellegrini che marciano a piedi, chilometri o a cavallo, in bicicletta, anche i percorsi non soltanto della fede ma anche dell'enogastronomia, della natura e dell'arte? Assolutamente sì, noi abbiamo già dei percorsi attivati in Veneto, si chiama Claudio Cross? Across Veneto. Across Veneto. E quindi sono dei percorsi appunto legati, ma non solo al mondo spirituale o religioso, perché ricordiamo che via Crucis del Covid faremo quest'anno. No, non è il caso, direi. No, visto che domani anche c'è la festa del Santo, sì, esatto. Allora mi veniva in mente anche in virtù di questo. Ecco, ricordiamo che il Santiago di Compostela non è soltanto un percorso per religiosi o per gente che cerca spiritualità, è anche gente che vuole andare in mezzo alla natura, che vuole vivere un'esperienza o dimagrire, vuole vivere un'esperienza. Questi, tra l'altro, proprio su input del Presidente, noi stiamo lavorando anche, che non è facile, lo dico, però siamo in work in progress, cioè, adesso non ho già pronto che dopo non mi dite. Abbiamo il percorso di Sant'Antonio, da Padova fino alla Sicilia. Ecco, ci stiamo lavorando, secondo me questo una volta ultimato non è semplice perché prevede anche mettere insieme tante regioni, ci stiamo lavorando in conferenza delle regioni e in commissione turismo e anche con l'Enit insieme, però quando sarà fatto diventerà il percorso secondo me più bello anche del Santiago di Compostela su quanti? 1200 km di percorso, perché la Sicilia più o meno dista questo da noi. Alba, poi passiamo al Presidente. Ci può spiegare meglio questa storia dell'influencer? L'ha fatto un unico nome, la sorella di Chiara Ferrari. Vabbè, non stiamo a far nome, perché poi... Maria non è confermata, tra l'altro, la famosissima influencer Maria viene contattata dalla Regione per fare l'influencer del nostro D. Come funziona? La portate tre giorni sulle colline sul colline del Prosecco a fare la vendemmia e a dormire nelle botti, esatto. E questa fa c'è niente da ridere. La signora Maria, famosissima influencer, fa le foto, poste. Chi è che paga il pernottamento nelle botti, il ristorante, la spa? Paga la regione oppure pagano i singoli operatori che ospitano la famosissima influencer Maria? Entrambe le cose. Allora, innanzitutto vi ho detto che buona parte degli influencer vengono gratis. Cioè, gli facciamo fare l'esperienza, ovviamente gratis, cioè l'esperienza non la pagano, però noi non paghiamo l'influencer, gli facciamo fare l'esperienza. Questa esperienza la finanziamo in due modi. Allora c'è il territorio, qualcuno del territorio mi ha già detto, io non ho problemi, se tu mi mandi l'influencer che mi fa la pubblicità, io lo ospito. Ho già anche degli hotel che mi hanno, ma anche hotel famosi, non vi faccio nomi perché non è giusto, ma mi hanno già detto, guarda, io non ho problemi a ospitarlo qui da me e fargli fare l'esperienza. Per esempio un albergo a Venezia mi ha detto, guarda, io te lo ospito qua 2-3 giorni e poi magari gli facciamo fare un'esperienza, che ne so, in barca a vela sulla costa, ecco il tema active per esempio, quindi coniugo la bellezza dell'albergo, stupendo, con Venezia la città, ed esperienza che non è solo il giro per Venezia o per arte e cultura, che sicuramente faranno, ma anche giro in vela, a barca, in barca, nella laguna, fuori dalla laguna, ecco, per fare un esempio. Poi vi ho detto che ci sono le reti di impresa. Le reti di impresa e i consorzi di promozione turistica io li finanzio col bando che farò, il bando che vi dicevo prima, con i fondi PORFESR. Io riuscirò a dare anche al 70-80% di costi. Ecco perché abbiamo detto prima col Presidente, inutile che diamo soldi a fondo perduto, briciole a tutti che non producono nulla, ma è meglio che invece li mettiamo su sta cosa qua e diciamo al territorio, creami il prodotto sul territorio, mi ospiti l'influencer e te lo paghi al 70% col contributo regionale, al 30% lo metti tu, ma guarda, io potrei arrivare anche al 100% dal punto di vista amministrativo, ma non è giusto, perché quando regali le cose non hanno valore. È giusto che il territorio, sono imprenditori, mettano la loro parte, perché il ritorno poi ce l'hanno loro e a me va bene, perché il compito della regione è promuovere il territorio, e metteranno un quid anche loro.
così gli faranno fare un'esperienza. L'importante è che facciano un'esperienza bella, indimenticabile, che non facciano il giretto classico, perché guardate che questi sono influencer, scrivono, cioè non è che sono comprati e che poi, quindi è importante che passi sto concetto. Se fanno una cosa bella, scrivono bene, questi creano contenuti, raccontano la storia che poi i follower, cioè quelli che li seguono, devono replicare. Quindi è importante che venga fatta una roba fatta bene, magari poche ma fatte bene, e noi le selezioneremo queste qua, cioè non è che le facciamo fare a tutti quanti, perché queste cose qualcuno le sta già facendo, ma se non le fai con l'influencer giusto o se le fai fatte male rischia di essere un boomerang, quindi vanno gestite come si deve. Ringraziamo l'assessore e grazie. Passiamo al presidente che ha altrettante domande, credo. Allora, chi si era prenotato, Albina è stato in assoluto il primo. No, comunque no, t'avevo visto. Se devo mettere la parola ai problemi. Aspetta che vediamo chi vuole anche. Vantan, Parisi, Bonet, la collega Don Terraglio e via così. Albino, io avevo due questioni da chiedere alla Presidente, buongiorno. Ciao. Ecco, volevo capire quali sono i presupposti giuridici in base ai quali lei giustamente pensa di poter applicare delle deroghe per gli spettacoli all'aperto, perché mi pare un'idea estremamente interessante e positiva, perché è una discussione, poter utilizzare l'arena non per 1000 persone come prevede la direttiva nazionale, ma almeno per 3.000 o 5.000. Ecco, perché così vorrei passare per l'indifferente, ma riesce anche ad applicare le stesse deroghe agli spettacoli sportivi, perché ora gli stadi sono chiusi, se lei riesce a farli aprire anche gli stadi, direi che da questo punto di vista... No, perché, guarda, scusa se ti interrompo così, facciamo anche veloci. La deroga è prevista per gli spettacoli e quindi a discrezione del Presidente della Regione, non per gli eventi sportivi. L'altra domanda che le volevo fare riguarda invece il tema del giorno, che appunto è legato all'inchiesta che vede appunto la Procura di Bergamo impegnata sulla questione della zona rossa di Alzano Venembro. In questi minuti appunto i magistrati stanno sentendo come persona informata sul fatto il Premier Conte, poi il Ministro della Salute Speranza e poi ovviamente anche il Ministro degli Interni. Allora, qui la questione è estremamente controversa, nel senso che la riforma sanitaria assegna, come dire, ai sindaci, ai presidenti delle regioni la possibilità di emettere delle ordinanze, ma in materia di pandemia, da quello che si è capito, la parola ultima spetta al governo. Bene. Allora io vorrei darei un giudizio su quello che sta accadendo, anche perché il segretario del suo partito ha detto che si è già trovato il responsabile. Quindi avrebbe già chiuso con un giudizio abbastanza definitivo la questione. Ecco, io le chiedo poi di sapere come è andato esattamente per il caso Bo, che è stata la prima zona rossa, chi ha deciso per capire se il paradigma adottato è lo stesso oppure cosa è successo. Grazie. Ma guarda, intanto Bo viene chiusa assieme ai comuni del Lodigiano, quindi non è stata la prima, ma in contemporanea c'è stato questo provvedimento. Certo. E c'è stato con la firma del Ministro della Salute, se non ricordo male. Speranza. Cioè, forse a doppia firma con... Sì, sì. E a doppia firma, quindi punto. Non ho altro da aggiungere per quanto riguarda l'attività della Procura. Penso che in questa fase audiranno, no? In persone informate sui fatti, non penso che siano persone condannate per i fatti. Sentiranno diverse campane. C'è una bella intervista che ho letto del professor Cassese, che insomma c'è un luminare del diritto costituzionale, oltre ad aver avuto un sacco di cariche importanti, che dice appunto, parla del fatto che in caso di pandemia c'è la Costituzione chiara, cioè entra in campo il governo, appunto. Tanto è vero che il governo è entrato in campo per molte partite, insomma abbiamo... Se lo stato d'emergenza nazionale, mi ricorda Bottacini, è stato dichiarato addirittura il 31 gennaio. Ma mi fermo qui, guardate, io non esprimo nessuna considerazione, poi c'è di mezzo la magistratura, fanno il loro mestiere e poi si vedrà. Va bene. Allora, Banzan. Presidente, buongiorno. Ciao. Il
il DPCM di ieri di fatto su tantissime questioni demanda alle regioni, cioè dice noi non ce la sentiamo, linea di estrema cautela, però le regioni se si assumono la responsabilità possono aprire. Quindi prima domanda, avete intenzione di aprire tutto, di utilizzare questa possibilità che viene concessa dal governo? Siete consapevoli, consci del fatto che vi assumete le responsabilità? E poi abbiamo fatto un'altra. Ma sì, con gradualità, nel senso che decideremo le date, e dico anche che lo abbiamo fatto fino ad ora. Vi ricordo che noi abbiamo aperto tra i primi le piscine e le palestre, vi ricordo che noi siamo stati quelli che hanno aperto i centri estivi per primi a livello nazionale, anche i 0-3 anni noi li abbiamo aperti dal lunedì scorso, per cui sono tutte scelte che si fanno ovviamente con un'assunzione di responsabilità. Ovviamente noi sentiamo il nostro dipartimento di prevenzione, dopodiché decidiamo. Però insomma la responsabilità c'è sempre nel momento in cui decidi o firmi qualcosa. Per questo, prego. No, dico, per questo faccio continuamente appello ai veneti di rispettare il tema. Prego. Grazie. Buon lavoro. Per questo dico sempre ai veneti, rispettate i temi delle indicazioni, delle prescrizioni, l'uso della mascherina, il tema del distanziamento sociale o quant'altro. L'altra domanda, Presidente, riguarda l'ex caserma Serena a Treviso, dove c'è stato un nuovo caso, una persona positiva, e lì temo c'è stata una mezza insurrezione ieri. Era per capire che orientamento dovrebbe essere seguito secondo lei, cioè far fare di nuovo la quarantena a tutti dentro queste camerate, sono camerate, quindi sono in tantissimi, c'è il rischio che possa diventare un'altra casa? Ma guarda, c'è un piano di sanità pubblica che è chiaro, quindi contatti stretti, quindi sintomatico, tutti coloro che sono in contatti, quindi secondo me c'è la quarantena obbligatoria, appunto. Sì, ma se la fanno in camerate poi si infettano l'un con l'altro? Il tema della quarantena ovviamente andrà gestito, ma questo è opera dei sanitari. Ovviamente noi abbiamo sempre criticato questi assembramenti e anche il modello di gestione. Lo avevamo detto in tempi non sospetti, adesso non viene fuori il problema. Bone, giusto? Credo ci fosse la collega Parisi, ma se posso solo su questo, per capire, non solo la Serena, c'è stato anche il caso del matrimonio, il caso della Moldava tornata col furgoncino. Questi episodi, per quanto isolati, vi preoccupano oppure li considerate casi sporadici? Ma noi siamo sempre preoccupati, per carità, qualcuno li può catalogare come casi sporadici, però è pur vero che questo ti dà anche un confronto rispetto ad altre sanità, no? E quindi è ovvio che la guardia deve essere sempre alta, visto e considerato che il banale racconto, che poi dal punto di vista epidemiologico non è banale, della badante che arriva col pulmino con altre colleghe che non conosce e quindi non riusciamo a rintracciare, capite che è già un problema non da poco dal punto di vista sanitario. Paris. Sì, Presidente, per concludere la questione Serena, oggi, visto che c'è stato un nuovo contagio, hanno tenuto i migranti sotto sequestro, il personale sanitario e anche della cooperativa, e personale sanitario che è stato liberato con quelli della cooperativa dall'intervento della polizia. Ma guarda, i migranti devono capire che non è una questione di razzismo, no? Cioè, la nostra terra è conosciuta come la terra, diciamo, dell'ospitalità. Pensate, abbiamo 500.000 persone che si sono integrate in Veneto e non sono, sono tutte persone, sono tutti cittadini del mondo, e questo è accaduto negli anni. Però tu quando vieni qui devi rispettare anche le regole, e se è accaduto quello che mi dici te, cioè il sequestro delle persone, questo è un reato. Se a casa loro sono abituati a fare queste cose, noi dobbiamo spiegare a questi signori che qui non funziona così. Come non stare in quarantena? Sì, come non stare in quarantena è un fatto di penale. E poi, se posso fare un'altra domanda in velocità, dopo l'incontro che avete avuto ieri per quanto attiene le linee guida 0-3 anni, ci saranno dei cambiamenti? No. Come per esempio la misurazione della temperatura? No, cioè sostanzialmente sono in linea con quelle che abbiamo già. Un'ultima cosa, scusami. Sempre per quanto riguarda i centri estivi, 4.17, 4.12, ci hanno scritto, ci hanno contattato diversi sindaci, anche molti parroci, perché
loro non aprono nonostante le linee guida attuali della regione e le disposizioni, perché dicono anche se noi attuiamo tutte le linee guida e ci atteniamo a queste, se poi dovesse risultare che un bambino, un ragazzo fosse positivo, di chi è la responsabilità? Ma se io ragionassi così non avrei mai firmato neanche un'ordinanza, ragazzi. Cioè. No, noi facciamo solo il portavoce. Cioè, c'è l'accordo firmato con i genitori, quindi hanno già una manleva, perché il genitore dice sono cosciente di... Prende atto delle linee guida che non sono linee guida fatte così alla buona, ma sono addirittura asseverate e allegate a un DPCM. Dopodiché, per carità, io non entro nelle riflessioni personali delle persone, ma se io facessi queste riflessioni non saremmo neanche qui a parlare oggi, no? Me ne sarei stato a casa, avrei messo qui un dirigente a raccontarvi ogni giorno la storia del coronavirus, non avremmo mai firmato niente. Arrivava alla procura un giorno e dicevamo noi abbiamo fatto quello che ci hanno detto a Roma, solo quello che c'è scritto. Se, no, sto paese non si tira mai fuori dai guai. Non aprono per questo motivo. Ma guarda, cioè, non lo so, è una decisione che io rispetto, ma tutti rischiano, anche a respirare si rischia, se ti prendi una boccata di aria che non è buona rischi anche per quello. Nuovo terraglio, poi mi parli di nuovo bonnet, giusto? Sì. Come mi dici tu, io mi grazie del rispetto. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Prego. Invece io intorno su questi argomenti le porto invece un messaggio del dottor Pasquale Bacco che ho sentito ieri in videoconferenza. Lei si ricorderà che è stato capo firmatario di una lettera datata 28 maggio che è stata mandata per conoscenza anche ai governatori, dove si chiedeva di aprire, si chiedeva in base a delle condizioni diverse di poter aprire. Allora il messaggio... Aprire cosa? Scusa. Era del 28 di maggio. Ma il 28 maggio avevano già aperto tutto. No, di aprirla alla vita, adesso entro nello specifico. Cioè, quello che viene sostenuto, allora prima di tutto c'è stato un plauso per la raccolta del plasma che voleva appunto dire, perché effettivamente la nostra regione sta facendo questo e sta portando un grande, si sta impegnando per la più grande cura riguardo al coronavirus. Ma in base al il professor Bacco, io sono solamente un portavoce, sostiene la cura per il coronavirus ormai esiste, non è solo formata dal plasma ma anche da medicine, da una farmacologia che ormai è stata sperimentata. Attraverso altre ricerche si è vista che c'è una immunità raggiunta di una gran parte della popolazione, essendo questo virus, come ormai è stato accertato, presente in Italia da circa da ottobre come minimo, no? Ottobre-novembre. E in seguito a tutte queste cose, la minore aggressività, tutte cose che sono state fatte, adesso si intromettono addirittura altre teorie della non contagiosità degli asintomatici, per quanto l'appello che è stato è quello di tornare alla vita normale, almeno per quanto riguarda l'estate. No, ho capito, però cioè sono considerazioni personale di questo dottor professor Bacco, non so chi sia, e mi si scusi, però io dico, cioè, quando dice che l'immunità ormai tra la popolazione si è consolidata, non è vero, perché i test sierologici ci dicono che troviamo solo negativi, lo vedete anche nei tamponi, cioè facciamo 13.000 tamponi, troviamo 4 positivi, non mi sembra che ci sia... parlavamo delle sierologiche. Sì, ma anche i sierologici che vengono fatti non hanno positività. Sì, non stiamo parlando di un'immunità di gregge, ma stiamo parlando di una malattia che è stata superata da molte persone. Vabbè, però lei capisce che queste sono considerazioni di natura clinica, io mi vado... Sì, ma non mi avventuro, cioè nel senso ci sono delle indicazioni dell'OMS, del Comitato Tecnico Nazionale, dei Dipartimenti di Prevenzione, mi fermo qui, mi deve scusare, ma non... Ma ieri da chi? Da questo professore. Ma chi è questo professor Bacco? Io? Mi dicono il contrario, c'è la lettera che è stata mandata. No, ma lui che mestiere fa? È un medico ricercatore.
Ma di dove? Non lo so. Di Bari, di Vittorio. Ah, ho capito, non lo so. Bone. No, sì. Non lo conosco, cioè no. Presente una novità sull'inizio dell'anno scolastico? No, nessuna. Ma scusate, io ho letto anche dei commenti che a me viene da ridere. Cioè, secondo voi, cioè, a parte il fatto che se mi trovate qualche collega che ha fissato l'anno scolastico di quelli che vanno a votare, cioè, me lo dite. Ma a parte questo, ma secondo voi, cioè, come si fa a fissare l'apertura dell'anno scolastico? Peraltro posso dire, sapendo che fra due giorni avremo la data delle elezioni, dovrei fissare l'anno scolastico perché qualcuno, siccome all'acqua alla gola non sa più cosa dire per giustificarsi per questa sceneggiata sulla fissazione della data, comincia a tirar fuori che Zaia tiene in ostaggio Mattarella. Guardate, il presidente Mattarella non si sente assolutamente in ostaggio, non lo è. Stiamo parlando semplicemente di un profilo amministrativo, cioè se mi dicono che fanno le elezioni il 20, mi regolo per la data, ma se mi dicono che le fanno il primo di ottobre, cioè devo rendermi conto che poi c'è un ballottaggio, cioè, tutta una... cioè a me sembra una roba di una banalità unica, eh. A parte il fatto che posso aggiungere anche un'altra roba, cioè come mai tutta sta voglia di sentire la data dell'apertura delle scuole al primo il 10 di giugno? No, cioè è un sistema che trova scuse. Guardate che qui il peccato originale c'era chi ci ha messo in piedi sta sceneggiata della fissazione della data del voto e ancora tutt'oggi in Italia non si sa, punto. Okay, grazie. Ma la conferenza è stata due giorni, non è stato massimo. Ma ecco, la conferenza ha scritto Albino, abbiamo scritto Mattarella, abbiamo scritto il Parlamento, abbiamo riscritto, addirittura hanno detto che erano d'accordo con noi con le date, sono stati smentiti direttamente dal presidente Bonaccini che ha riscritto il nome della conferenza. Allora, a noi risulta che lunedì o martedì al massimo si chiuda sta roba. Speriamo che oltre alla finestra ci sia qualcuno, pur non avendo, come si può dire, il Parlamento legittimazione giuridica per fissare la data, ma che ci sia almeno un ordine del giorno votato da qualcuno, una mozione, dica le facciamo il 20, le facciamo il 26, il 3026, non lo so, ci dicano quando le vogliono fare, perché a tutt'oggi noi non sappiamo nulla. E che non si entri nel loop di dire abbiamo fissato la finestra, ci vediamo dopo le ferie. Cioè, capite che c'è? In teoria la finestra finisce il 15 di dicembre. Cioè qualcuno potrà venirci a dire guardate le fissiamo, poi arrivano ad agosto, dicono ma ormai è troppo tardi per fissare per il 20. Cioè, fino al 15 dicembre tutte le date sono buone per il governo, finché non fissa. Emiliano, mi pareva. Volevo fare una domanda, se è possibile, all'assessore Lanzarino. C'è un giorno che non... Sì, guardate, se avete ancora se avete ancora qualcosa con me, poi io me ne vado. Chiudiamo col presidente. Grazie, buongiorno. Grazie a voi, grazie presidente, grazie assessore Canè. Lascio Lanzarino. Arrivederci, buongiorno. Assessore, vi avevo soltanto un istante, parlo di solidarietà. Lasciamo la sedia. Assessore, parlo di disparità economica per quanto riguarda gli operatori, quindi infermieri medici dell'azienda ospedaliera di Padova. Lei pensa che il caso, insomma, sembra che sia l'azienda più povera, diciamo, d'Italia. Io so che però voi siete intervenuti come regione l'anno scorso con lo stanziamento di 10 milioni di euro, però la legge Madia ha bloccato tutto. Questa mattina c'è stato un flash mob, ce ne saranno altri in azienda ospedaliera. Le volevo chiedere se la regione ha qualche appiglio, ha qualche possibilità di fare arrivare, insomma, quei fondi promessi, insomma, gli aiuti a questi operatori. Grazie. Sì, allora, se vi ricordate, noi avevamo fatto un articolo di legge che era andato all'interno della finanziaria, mi pare, o del collegato, adesso non ricordo molto bene, insomma, era andato all'interno, mi sembra forse, dell'omnibus, tra virgolette, insomma, semplificazione, quinta commissione sanità, mi sembra, insomma, vado a memoria, che però sapete ci è stato impugnato, cioè nel senso ci hanno chiesto appunto che venisse stralciato. Nel frattempo è andato avanti il patto per la salute. Nel patto per la salute vi ricordo che il Veneto era quello che voleva l'integrazione del fondo dei fondi integrativi fino al 3%, perché questo ci permetteva anche di risolvere alcune situazioni come quelle appunto relative alla
azienda ospedaliera di Padova. Nel patto per la salute è stato messo fino al 2%, però chiaramente il patto della salute, che sapete che per essere applicato ha bisogno poi delle norme singole, quindi tutto quello che è contenuto nel patto della salute che è stato approvato in conferenza delle regioni poi si deve tramutare in leggi, quindi norme singole, in provvedimenti legislativi. Chiaramente è arrivato il coronavirus e si è bloccato di nuovo, quindi noi comunque insomma su questo continueremo per la nostra strada, quindi a insistere affinché insomma ci sia concretezza, ci siano appunto i dispositivi per poter poi equiparare i vari fondi insomma come c'eravamo già mossi di fatto. Quindi questa è la situazione oggi. Grazie assessore. Buon Carraglio. Mi scusi assessore, allora io vorrei un attimino su una domanda un po' sulla uscita che è stata fatta dal professor Pizzanti recentemente. L'altra sera il professore ha detto che le autopsie non sono state fatte perché in quanto il virus rimane attivo nel corpo morto almeno per 8-10 giorni. Questa cosa è stata contestata da parecchi docenti e ha dato mandatorio soprattutto. Però la domanda è questa, siccome questa sta diventando un problema perché ci sono parecchi casi, questo è stato anticipato anche dal professore che avevamo avuto qualche giorno fa qui, dicendo che ci siamo accorti che con le autopsie abbiamo visto che sbagliavamo la cura, l'approccio, per cui tante persone noi andavamo a curare, a intubare in una maniera che poi si è rivelata più nociva. Allora, in base a questa cosa, cosa vuol dire? Che in Veneto delle autopsie sono state fatte? Se, citando quello che ha detto il professore che è venuto qua, che ha parlato così, mi sembra di sì. Per cui il professor Pizzanti che cosa ha detto? Non lo so, lo dovete chiedere al professor Pizzanti. Posso parlare con il professor Pizzanti? Fare i colleghi, scusate, ma non stiamo parlando con dei clinici, stiamo parlando con dei signori che fanno politica e hanno una responsabilità amministrativa. Queste sono domande alle quali diventa difficile. Ma in qualsiasi caso non era la domanda, era semplicemente perché volevo capire se a differenza di quello che era stato detto erano state fatte. A me risulta che sono state fatte le autopsie. Era questo, ma anche a noi risultava, però siccome ieri è uscita questa cosa da parte di Crisanti e che è nel Veneto. Lo chiedete al diretto interessato. Era per questo, benissimo, ha ragione. Infatti avevo anticipato, ho detto questa è una domanda un po' che dovrei fare, ma non ho il diretto interessato, mi scuso, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Sì.